E a questo mito, possiamo dire, che è entrato nel nostro immaginario. Molto bello, direi, il titolo che ha scelto la nostra relatrice, che poi Paolo Teneroli, di Nuova Civiltà delle Macchine, che insieme alla Dante Alighieri ha contribuito a realizzare questo ciclo di conferenze. Molto bello, Francesca e le conseguenze di un libro. Ecco, un libro che può cambiare una vita, qui addirittura che può portare alla morte. Ecco, quindi l'importanza del libro. Direi che dobbiamo riflettere su questo. Sentivo l'altro giorno in televisione che la pandemia ci ha fatto riaccostare ai libri. C'è stata un'impennata nelle vendite di libri. E questo, devo dire, forse uno degli aspetti positivi, pochi, di questa pandemia, che ci ha fatto riscoprire il gusto della lettura. Quindi allora questo libro, questa letteratura bretone che conduce Paolo e Francesca al peccato e che adesso vedremo ha delle conseguenze anche sull'arte pittorica, sulle rappresentazioni visive. Questo è il tema di oggi. Bene, io lascio la parola a Paolo Temeroli di Nuova Civiltà delle Macchine, che introdurrà la nostra relatrice, giovane insegnante dell'Università di Ferrara, Giovanna Rizzarelli. Ecco Paolo, vieni. Buonasera, in qualche modo le cose essenziali le ha già dette Dilma, nel senso che la scelta di Giovanna Rizzarelli come relatrice, che vedete, sì, allora la scelta. Mangiati il microfono. Un po' con la mascherina. Sì, sì, per parlare. Allora, la scelta di Giovanna Rizzarelli come relatrice nasce dal fatto che io sapevo di cosa si occupa perché l'avevo conosciuta tempo fa quando venne a Forlì in occasione di un convegno su Francesco Marcolini, ma venne non per caso perché in realtà lei tra i suoi principali progetti di ricerca, premetto che ha studiato alla Normale di Pisa, è stata ricercatrice alla Normale di Pisa per diversi anni e in quell'ambito appunto si è occupata di diverse cose. Due però importanti e che in qualche modo spiegano perché oggi è qua. Uno è un progetto legato alla figura di Anton Francesco Doni, di cui Marcolini è stato editore, ecco, perché venne a Forlì in occasione del convegno su Marcolini. Ma Anton Francesco Doni non è, diciamo, autore del Cinquecento, conosciuto dagli studiosi della letteratura italiana, ma certo non dal grande pubblico, no? Perché normalmente nelle scuole superiori non viene neanche nominato. Però è un personaggio per molti aspetti assai interessante, fra l'altro quello a cui si deve l'arrivo in Italia, la circolazione in Italia dell'utopia di Tommaso Moro, e appunto a Pisa. Hanno lavorato, collaborando anche tra l'università, c'è anche l'università statale a Pisa, oltre alla normale, e hanno creato un archivio, anche multimediale, dedicato appunto a Anton Francesco Doni. Diciamo, il primo libro di Giovanna Rizzarelli è appunto un libro che si intitola Se le parole si potessero scorgere, i mondi di Doni tra Italia e Francia, appunto il motivo per cui poi siamo entrati in contatto, io l'ho conosciuta. L'altro suo progetto, diciamo, di ricerca svolto questo quando era all'Università di Pisa, adesso insegna letteratura italiana da quest'anno. Sì, dall'aprile. Insegna Da pochissimo. letteratura italiana
all'Università di Ferrara. Ma l'altro progetto importante anche rispetto alla conferenza di oggi è uno curato soprattutto da Lina Bolsoni e che praticamente verteva appunto sui rapporti tra letteratura e immagini. C'è anche un titolo in inglese, ecco, comunque leggo solo il sottotitolo, forse più significativo: alcuni casi di studio per una storia visuale della letteratura italiana. Questi appunto sono due progetti importanti. Dopodiché Giovanna Ristarelli ha continuato ad occuparsi, oltre che di tutta una serie di autori del Cinquecento italiano, tra cui anche quelli importanti come l'Ariosto, ad esempio, ma anche in particolare del rapporto tra diciamo il testo e le immagini. Questo l'ha portata anche a diventare redattrice di un'importante rivista online, quindi se volete la può anche trovare online, si chiama Arabeschi, che è una rivista proprio che si dedica specificatamente a questo tipo di rapporti. Ecco, per questa rivista, questo mi piace ricordarlo perché mi sembra che sia significativo così per capire gli interessi di ricerca della nostra relatrice di oggi, c'è un numero che è stato dedicato ad esempio al rapporto tra Dante e come diciamo tra il fumetto e Dante, nel senso che io ho visto una mostra anche interessante, devo dire, quest'estate a Verucchio, ecco, sono venuti in mente dove appunto erano esposti dei fumetti che ovviamente partivano, prendevano spunto dalla Divina Commedia. Ecco, comunque c'è un numero appunto di questa rivista specifico dedicato a questo aspetto, però diciamo c'è un altro numero che è uscito quest'anno e che poi ha determinato l'invito appunto a Giovanna Ristarelli, che ringrazio fin d'ora per aver accettato di essere qui a Forlì oggi, ed è un numero che è dedicato a quella che è appunto la ricezione visiva dell'episodio di Paolo e Francesca. Soprattutto però non tanto, si parte ovviamente dai primi tempi, a questo numero fra l'altro ha anche collaborato nella Laura Pasquini, che come sapete ha affrontato il problema di quelle che sono state le fonti a cui Dante ha attinto, perché c'è questo duplice aspetto ovviamente, c'è l'autore, no, che in qualche modo attinge delle fonti visive, e poi c'è l'autore che con le sue parole da origine a delle immagini. Ecco, comunque appunto c'è il numero di questa rivista Arabeschi, che è articolato in due parti sostanzialmente, è del 2021, e uno è noi leggevamo Fortuna iconografica e rimediazioni visuali dell'episodio di Paolo e Francesca fra XIX e XX secolo, quindi l'attenzione sarà soprattutto su tempi più vicini a noi, perché sapete che l'Ottocento è la riscoperta di Dante, no, dopo altri secoli in cui ha goduto di assai minor fortuna in Italia e anche all'estero. E appunto c'è un'introduzione che è curata da Gaetano Lalomia e Giovanna Ristarelli, che sono poi i curatori del numero della rivista. Poi c'è questa galleria, quindi vedremo immagini tratte da questa galleria, e qui Giovanna Ristarelli ha fatto poi un altro intervento specifico, a parte il discorso generale, la cura, l'introduzione, un discorso specifico che è quello di vedere appunto, ce l'accennava già lui, quindi lo dico molto brevissimamente, cioè è il libro Galeotto, cioè all'origine appunto della passione travolgente di Paolo e Francesca, che dura anche all'inferno,
c'è un libro, quindi c'è un momento di lettura, e Paola e Giovanna Rissarelli si è occupata in particolare di come questo è stato rappresentato appunto in coloro che poi in qualche modo hanno illustrato la Divina Commedia. Ecco, questo è l'argomento di oggi, non devo aggiungere altro. Potrei citare altri libri di Giovanna Rissarelli, anche importanti, ma risparmio, se guardate in rete, le trovate molto facilmente. Bravo. Qui, però dobbiamo tornare. Allora, sì, intanto ringrazio per questo graditissimo invito. Scusate, mi smaschero anche io così si sente meglio e proviamo a tenere l'asta perché sennò... Mi sentite? No. Allora, avvicino il microfono perché poi avrò bisogno di usare le mani per la presentazione, quindi... Eccoci qua. Adesso va meglio? Oh. Così? Devi mangiartelo. Non è proprio il massimo, anche in tempo di Covid. Esatto. Così va meglio? È stato pulito prima. Ok, benissimo. Allora, grazie dell'invito. Io farei partire in realtà la presentazione, è appunto il ringraziamento è duplice, intanto perché mi date l'occasione per tornare a Forlì, dove ero stata l'ultima volta appunto nel 2007, quando, come ricordava il dottor Temeroli, c'era stato un bellissimo convegno dedicato a Francesco Marcolini, e inoltre mi date anche l'occasione per condividere con voi un'esperienza dantesca in questo anno di celebrazioni dantesche che ho potuto seguire in prima persona, e appunto mi riferisco alla sezione, alla rubrica della rivista Arabeschi che ho potuto curare, che il dottor Temeroli ha già presentato in modo molto dettagliato. Quindi ancora non mi sentite? Tenerlo in mano, però vabbè, facciamo così va meglio, sì. Ecco. Benissimo, non c'è problema. Quindi stavo dicendo, avevo preparato, però non scorre la presentazione, quindi siamo in difficoltà. No, sentirmi ora mi sentirete, spero, perché tenendolo così sarebbe... Abbiamo avuto qualche problema. Ok, questa appunto volevo partire introducendovi poi l'argomento della mia relazione proprio a partire dalla sezione, dalla rubrica della rivista Arabeschi che è dedicata proprio alla fortuna dell'episodio del quinto canto. Non va ancora. No, perché non so. No, adesso scorre. Ma come ha fatto? Non lo so. Proviamo così? Sì, ok, perfetto, abbiamo risolto. No, però, scusate. È che non abbiamo condiviso il video per quelli che seguono in remoto. La tecnologia è amica e nemica. Scusate, stasera. È davvero. Dovremmo essere a posto. Ok, adesso ci siamo. Quindi questa è un po' una pagina introduttiva che abbiamo dedicato proprio a una soglia, all'apertura di questa galleria, così si chiama la rubrica della rivista Arabeschi, dedicata in questo caso proprio alla fortuna visiva dell'episodio di Paolo e Francesca fra XIX e XXI secolo. Quindi, come è vocazione della rivista stessa, ci siamo concentrati sulla ricezione moderna e contemporaneissima dell'episodio del quinto canto dell'Inferno. Abbiamo scelto un taglio di tipo
tipo monografico, proprio perché comunque appunto il quinto canto è un canto emblematico che ci sembrava potesse restituire in modo molto dettagliato un episodio rilevante proprio per la fortuna visiva della commedia tutta. Abbiamo scelto non di concentrarci esclusivamente sulle rimediazioni pittoriche, ma anche di seguire un approccio transmediale, quindi arrivare fino al cinema, ai fumetti, al teatro, quindi a contemplare anche delle traduzioni che coinvolgono un aspetto più tipicamente performativo. Come sarò molto rapida in questa presentazione, ma poi vi spiego perché. Insomma, mi era utile per farvi capire poi il discorso che seguirò poi più nel dettaglio. Come ricordava Paolo Temeroli, una prima sezione, una sezione un po' che fa da premessa, da soglia per tutta la galleria, in cui abbiamo ospitato due eccellenti studiosi di Dante, che sono appunto il professor Marcello Ciccuto e Laura Pasquini, che si è, diciamo, interrogata sulle fonti visive di Dante, e quindi voi avete avuto già il privilegio e il piacere di ascoltarla, ma per noi era molto utile partire da la memoria visuale di Dante per poi capire come il suo visibile parlare abbia ispirato pittori, artisti e registi di tutti i tempi, e poi in modo più specifico nell'età contemporanea. Una seconda sezione, quella che vedremo più da vicino con il mio intervento, era invece dedicata a quelli che sono i diversi nuclei tematici e narrativi dell'episodio dantesco. Anche su questo poi vi darò uno spaccato rapido di come funziona il quinto canto dell'Inferno. Comunque abbiamo cercato davvero di ridurre il canto in elementi semplici per vedere come gli artisti si siano confrontati con questi diversi elementi, come li abbiano resi visivamente e come si siano fatti davvero esegeti del testo attraverso le immagini. È quello che ci interessa, è parte dei miei interessi di ricerca, ma è proprio un po' la vocazione della rivista Arabeschi, è vocazione di molti dei miei studi. Quindi io mi sono dedicata, e lo vedremo, ve lo racconterò un po' più da vicino, proprio del segmento, della sezione che si apre con Notissimo noi leggiamo, quindi quello spaccato, quella scena di lettura che costituisce la perdizione e il peccato di Paolo e Francesca. Una terza sezione è invece dedicata alle riscritture. Qui siamo andati alla ricerca anche di riscritture pop dell'episodio dantesco, dai più semplici fumetti, ma anche a letture, travisamenti, traduzioni, come quello di Barucchello, che partendo da Dorè davvero ci presenta una nuova commedia iper contemporanea. Un'ultima sezione è dedicata invece, come vi anticipavo, alle traduzioni performative, quindi tra teatro, cinema. Il cinema muto precocemente offre delle rappresentazioni, delle visualizzazioni dell'episodio di Paolo e Francesca, e ci è sembrato fondamentale appunto confrontarci subito con questo esordio performativo filmico dell'episodio di Paolo e Francesca, per poi seguire anche invece esperienze molto più vicine, davvero, davvero pop, ma per questo vi rimando alla rivista che trovate in rete, arabeschi.it, che è liberamente accessibile, e spero, insomma, in parte di invogliarvi a guardare da vicino questo nostro esperimento. Vengo invece al mio segmento, quindi dicevamo di come la scena di lettura abbia ispirato artisti di vario tipo. Ecco, vi farò vedere varie interpretazioni visive dell'atto della lettura che Dante descrive con in modo sintetico, compatto. Sono poche le terzine che descrivono l'atto di lettura, ma in realtà con grande efficacia, con grande potenza anche dal punto di vista della visualità, dell'evocatività di questo momento. Torno un momento al titolo, alla questione del titolo, su cui gentilmente insomma è già stata attirata l'attenzione. Francesca e le conseguenze di un libro, un bellissimo libro del 2007 di Lorenzo Renzi, si intitola Francesca e le conseguenze di un bacio. Questo a testimonianza del fatto che spessissimo, è un libro magnifico che si occupa della fortuna dell'episodio di Paolo e Francesca anche nella letteratura europea romantica in modo specifico, ma su questo insomma è noto che la cultura romantica
rivalutato, riabilitato Francesca, non più peccatrice, ma improvvisamente eroina, che viene riletta, rivista in una nuova luce, tutta appunto ottocentesca. Dicevo, le conseguenze di un bacio, ponendo l'attenzione su quello che è uno degli elementi che più spesso i critici hanno osservato guardando il Quinto Canto, cioè la questione del desiderio, dell'amore, della passione che anima, unisce Paolo e Francesca e li porta appunto a sottomettere al Talet appunto, la ragione. Quello è il motivo per cui si trovano nel secondo cerchio dell'inferno. Invece quello che alcuni studiosi e io ho provato a fare attraverso le immagini è spostare l'attenzione tutta su quanto sia rilevante la figura di Francesca come lettrice, quindi quanto sia rilevante all'interno del canto la funzione libro e quanto Dante si identifichi e si riconosca in parte nella Francesca che legge, si lascia affascinare, trascinare nel gorgo della lettura e della letteratura. Parto da un importantissimo critico, non solo di Dante, ma insomma della nostra letteratura italiana, cioè Gianfranco Contini, che nel suo splendido saggio del 1957 aveva proprio sottolineato quanto Francesca lettrice fosse rilevante, quanto fosse nodale proprio per l'interpretazione del testo. Non l'aveva presentata proprio benissimo, l'aveva rappresentata come un'intellettuale di provincia, non una poetessa, cosa che in effetti non è, dicendo che quindi tra gli incontri danteschi non può essere collocata nella nutrita categoria di professionisti della letteratura, ma sicuramente è una lettrice molto colta. Lo sappiamo, le famose tre terzine che si aprono con amore sono una sapiente riscrittura di testi che vanno da Vinizelli ad Andrea Cappellano, che comunque è un punto di riferimento per la trattatistica sull'amore, a Dante stesso. Quindi è una lettrice che rielabora in proprio la letteratura che legge e che soprattutto in quelle terzine chiave di risposta a Dante alla letteratura dà, come dire, un ruolo centrale anche per la sua perdizione. Amore, l'amore dei libri, l'amore arturiano che porta i due cognati riminesi a baciarsi è il responsabile, è la causa della perdizione e della morte dei due cognati riminesi. Questa lettura di Contini mi serviva per farvi vedere come in fondo quest'idea di una lettrice e di un intellettuale di provincia che sì conosce la letteratura ma in fondo si lascia, come dire, totalmente risucchiare dalla finzionalità che finisce per confondere realtà e finzione, ci riporta a vedere Francesca, a unirla a una nutritissima galleria di lettrici romantiche che dalla fine dell'Ottocento in poi rappresentano un po' il topos della donna che si lascia davvero risucchiare dalla finzionalità, che entra nel mondo romanzesco a pie pari e confonde, sovrappone la propria esistenza all'esistenza di eroine e personaggi del mondo romanzesco. Parto diciamo da un'immagine significativa su cui poi in parte tornerò, vedendo come Francesca è accomunabile, fa parte di questa lettrice, di questa galleria di lettrici che sono vittime di crisi mimetiche, si lasciano veramente completamente assorbire dal mondo romanzesco. Parto con questo splendido dipinto di Federico Faruffini che si ispira a un importante romanzo della Scapigliatura Fosca di Tarchetti, in cui le due protagoniste, Clara sarebbe quella rappresentata in questo quadro, sono delle lettrici divoratrici di libri che appunto vivono in questo mondo del romanzo e anzi iniziano a far sovrapporre la propria esistenza a quella rappresentata nei libri che leggono. È un quadro emblematico proprio del modo in cui la letteratura romantica e l'arte ottocentesca ha visto la lettrice. È di spalle, non guarda l'osservatore, è del tutto assorbita nell'atto di lettura, è rilassata con la sua sigaretta in mano e si lascia conquistare dal libro che è in mano. Vi ripeto, è un topos iconografico che poi alimenta anche
una nutrita letteratura europea, ecco, che ha delle progenitrici settecentesche come questa bellissima lettrice di Fragonard, per continuare con altri esempi in cui come questo bellissimo quadro di Van Gogh, in cui la lettrice è esplicitamente di romanzi, quindi Van Gogh ci tiene a dire, in cui appunto le donne e i soggetti di questi dipinti sono perse nel mondo della letteratura, sono perse nei romanzi che consumano voracemente, in una sorta di bulimia letteraria, e iniziano a confondere realtà e finzione, si perdono in un mondo di sogni, e a questo mondo di sogni, in fondo, diciamo, in questo mondo di sogni c'è anche la letteratura arturiana che viene consumata da Francesca. Su queste due immagini poi chiuderò il mio intervento, ma volevo anticiparvele proprio per farvi vedere come il dipinto di Feuerbach dedicato a Paolo e Francesca e una recentissima statua di Alba Gonzales dedicata appunto a Paolo e Francesca ricordino, facciano in parte pensare proprio a queste immagini di lettrici che proverò a farvi vedere, sono più attenti al libro che hanno in mano rispetto al compagno, all'amante che le accompagna anche nel gesto di lettura. Prima di arrivare qui però è necessaria una piccola premessa che guardi indietro, che guardi un po' alla storia iconografica della commedia e la guardi da un punto di vista prima prettamente narrativo, letterario, poi per capire come ci sia uno scarto tra una prima fase della storia iconografica della commedia e una seconda fase che si sovrappone appunto alla fortuna romantica dell'episodio e che comunque ha delle caratteristiche ben diverse, marcatamente diverse rispetto a una fase lunga che riguarda diciamo gli esordi dal 300 fino alla prima modernità. Vado proprio alla struttura molto rapidamente, perdonatemi, ma come italianista parto sempre dal testo e poi inizio a ragionare sulle immagini. Tutti lo hanno sottolineato, gli studiosi di Dante: Dante è un grande architetto della letteratura, il canto quinto è un esempio del perfetto equilibrio di struttura studiatissima, di equilibri ben pensati, ben calibrati per costruire ogni singolo canto, ogni singola sezione. E quindi iniziando a ragionare così su numeri, su come questa struttura sia una struttura simmetrica, volevo farvi vedere come il canto è un canto bipartito. Abbiamo 142 terzine, una prima sezione, le prime 23 terzine vedono una parte iniziale in cui Dante e Virgilio arrivano nel secondo cerchio, e soltanto una seconda parte è quella prettamente dedicata all'episodio di Paolo e Francesca, però con una simmetria studiatissima. Le due parti a loro volta hanno dei sottoinsieme, delle sottosezioni. Anche qui ora non sono stata a riportarvi il numero di terzine, ma vi assicuro che c'è un perfetto equilibrio, uno studiato equilibrio fra le diverse parti. La parte che a noi interessa è più la seconda, appunto, quella tutta dedicata alla narrazione di Francesca, una prima richiesta di Dante, e alla seconda domanda che rivolge Dante, proprio a cui segue la descrizione della lettura, che appunto, secondo la sollecitazione di Dante, dovrebbe spiegare come i due cognati sono arrivati a svelarsi dubbiosi visivi, appunto a rivelare l'uno all'altra proprio la propria passione amorosa. Dal punto di vista della narrazione, al di là di questa simmetria perfetta, potremmo dire che i livelli della narrazione di questo canto sono addirittura tre. Cioè abbiamo una prima linea narrativa, che è quella, insomma, un po' di tutti i canti della commedia, in cui abbiamo i due pellegrini ultramondani, Dante e Virgilio, nel loro viaggio e gli incontri con i diversi peccatori, in questo caso naturalmente i lussuriosi. Un secondo livello interno al primo è quello del racconto di Francesca, quindi rispetto al tempo della narrazione è come un salto, un piccolo salto nella storia che Francesca racconta da Dante, che racconta anche a noi in due momenti successivi. In realtà, a ben vedere, c'è un ulteriore livello, un livello solamente all'uso, ma che in realtà è molto rilevante per tutto il funzionamento del canto e soprattutto per la perdizione di Paolo e Francesca, ovvero il libro Galeotto e ciò che contiene, cioè la narrazione della storia delle vicende di Lancillotto e Ginevra, che a sua volta rimandano anche a un'altra grandissima storia d'amore improprio e, diciamo, non sentite?
Sì? Ok, vado avanti. Quindi è un terzo livello, è una storia allusa, ma che rispetto alla linea del tempo del racconto porta ulteriormente in là la narrazione del canto stesso. Perché mi serviva questa premessa? Perché la tradizione figurativa iniziale della commedia, e vi ripeto nello specifico anche del quinto canto, per lo più privilegia il primo livello, la storia prima, cioè ci rappresenta, come vedete in questo magnifico codice storiato della metà del 400, codice Yeats-Thompson, viene rappresentato, diciamo, l'incontro prima con la prima schiera dei lussuriosi, poi con Francesca e infine Dante che sviene commosso dalla narrazione, dal racconto di Francesca. La storia prima, questo è un problema, diciamo, di rappresentazione per immagini, riguarda la commedia, ma chi ha confidenza con testi illustrati si renderà conto che spesso gli illustratori, soprattutto se vogliono condensare in una sola immagine una narrazione che contiene più elementi, spesso privilegiano il livello primo e hanno più difficoltà a rappresentare i racconti nel racconto contenuti in un testo di poesia, ad esempio di poesia narrativa. Quindi sostanzialmente si preferisce rimanere al primo livello, che è più semplice, e alludere l'incontro con Paolo e Francesca, la loro presenza, è come se facesse da compendio, da sintesi per quello che Francesca racconta. Sarà il testo a colmare quel vuoto che l'immagine si limita a evocare, a rappresentare per compendio. Quindi, come questo codice, anche altri bellissimi codici trecenteschi e quattrocenteschi rimarranno solo sul primo livello del racconto, imponendo per certi versi un'iconografia molto dura ad essere superata, ad essere sostituita, in cui Virgilio e Dante vedono i due portati dalla bufera infernale che mai non resta e si fermano a parlare con loro. Quindi l'immagine si limita a rappresentare solo il momento dell'incontro, il momento del viaggio. Volevo farvi vedere però che esistono anche delle eccezioni antiche rispetto ai quadri, alle rappresentazioni visive su cui poi ci concentreremo in seguito. Un'eccezione veramente splendida e magnifica è rappresentata da questo disegno, questo acquerello custodito a Milano, la Biblioteca Trivulziana, della fine del 300, massimo primi decenni del 400, in cui l'anonimo illustratore in realtà stravolge totalmente l'iconografia precedente, stravolge anche la lettera del testo, perché ci rappresenta un quadretto cortese di incontro in un giardino, quindi dello scenario infernale cupissimo in cui si trovano Dante e Virgilio. Non rimane nulla, c'è questo bellissimo praticello in cui Dante e Virgilio si fermano a parlare con Francesca. Qui siamo alle immagini, a quello che ci sanno dire. Francesca tiene il dito alzato, questo è un tipico segnale, diciamo, del corpo per rappresentare l'oratore. L'oratore in moltissime immagini per esordire, per far vedere a chi osserva l'immagine che sta parlando, quindi che l'immagine evoca un discorso, tira su l'indice, e così Francesca l'abbiamo in questa veste di oratrice, come sapete, conoscerete sicuramente il canto, lei sola parla, l'altro sta dietro, piange, ascolta il suo racconto. Interessante perché però l'illustratore include un dettaglio fondamentale, il libro Galeotto, lo tiene in mano Paolo, lo tiene in mano in un modo che io trovo assolutamente anche qui parlante, perché lo tiene dietro, quasi dietro la schiena, lo stende, ma in fondo un po' lo tiene discosto da loro due, proprio perché è la causa della perdizione. Comunque è convocato finalmente, il libro fa parte dell'immagine, però ha una posizione un po', come dire, meglio non guardarlo, meglio non osservarlo, ci ha portati a morte violenta, lo tengo indietro. Altro elemento parlante di questa immagine, l'illustratore coglie un altro elemento molto importante nella rappresentazione dantesca di questi due personaggi. Paolo è senz'altro un personaggio, come dire, un gregario, no? Francesca è il vero personaggio che tiene la scena, che parla, ma che sembra avere una funzione anche molto più potente per l'identificazione di Dante, lo dicevamo prima, no? La lettrice Francesca per certi versi è anche
il lettore Dante, o meglio l'appassionato di letteratura, che sa quali sono i rischi del perdersi, del lasciarsi risucchiare dalla letteratura e dalle immagini, che si riconosce infatti in Francesca Paolo, una figura rimane un po' in disparte, un po' lontana, sì, è responsabile, ma neanche poi tanto, è amore il responsabile. Altra eccezione notevolissima e magnifica invece è quest'altro manoscritto, sempre quattrocentesco, stavolta custodito alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in cui l'illustratore cambia anche qui modalità di rappresentazione, non sceglie un unico segmento della storia per rappresentare il canto, ma prova a rappresentarli in una sola immagine un po' tutti. Si parte in basso al centro, vedete Minosse che giudica le anime, che poi le spedisce nei vari gironi infernali, e poi su l'incontro con i lussuriosi, l'incontro con Francesca. Non entro nel dettaglio di tutte le immagini, ma vi assicuro che è veramente minuto per minuto una cronaca del canto, ma invece vi ho ingrandito a destra quello che ci interessa di più. Finalmente viene rappresentato il bacio che porta alla perdizione, viene rappresentato il libro che è in grembo a Francesca, spero lo vediate appunto in questa, non so se si vede con il puntatore, forse sì, e poi viene rappresentato quello che in realtà viene soltanto alluso da Francesca, cioè il gesto violento di Gianciotto che gli uccide e che appunto finirà lì a Caina, dove viene atteso colui che ha posto fine alla lettura e all'amore dei due cognati. È un'eccezione, sono eccezioni veramente nel panorama illustrativo, diciamo, iniziale della commedia. Vi ho visto che, insomma, vi è stato già svelata la mia passione, il mio studio delle edizioni illustrate del Cinquecento. Ho portato come esempio invece un'edizione del 1529, in cui, come vedete, si ritorna al modello, diciamo, di storia prima. È proprio un'illustrazione di un'edizione della commedia stampata impressa da Marcolini nel 1544, in cui in questa lettura circolare dei gironi infernali, di nuovo al centro della tavola, lo potete vedere, ci sono Dante e Virgilio che parlano con Paolo e Francesca, trasportati dalla bufera infernale, che sembra più una nuvoletta morbida che li accoglie come un piccolo cuscino. Comunque si ritorna alla storia prima, e le eccezioni, insomma, saranno veramente veramente poche. Mi sono divertita anche a portare altri due esempi che avete visto e che erano esposti nella mostra quindi di Forlì, altri due bellissimi esempi cinquecenteschi della fortuna visiva della commedia, quella di Giovanni Stradano, che è del 1587, è il potentissimo, il magnifico, la magnifica lettura tutta per immagini della commedia, che invece è stata realizzata da Federico Zuccari sempre alla fine degli anni 80 del Cinquecento. Anche qui di nuovo bufera, pellegrini, incontro. Niente libro, niente storia seconda, niente lettrice. È l'evocazione, l'immagine, la bufera infernale a fare da padrona nella rappresentazione visiva. Dove avviene lo scarto? Avviene esattamente dove dicevamo, no? In questa riscoperta di Paolo e Francesca, in questa veramente nuova stagione dantesca, in cui tanti eroi ed eroine della commedia vengono adattati alla cultura, alla sensibilità romantica e anche a un nuovo codice figurativo, che si concentra in modo invece molto 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 specifico proprio sull'atto di lettura, sulla lettrice e sul suo compagno. Vi faccio vedere che non è che non continui anche una tradizione, diciamo una lettura più tradizionale dell'episodio. Volevo farvi vedere questo splendido quadro di Joseph Koch del 1823, in cui, come vedete, c'è di nuovo l'incontro esclusivo in una rilettura attualizzante quasi dei personaggi, e con una grande anche attenzione ai personaggi secondi, cioè ai lussuriosi, a Semiramide, a Didone, alle altre eroine morte per amore che vengono citate nel dettaglio da Virgilio.
Altro esempio in continuità con la tradizione antica, anche William Blake, dà la scena, predilige esclusivamente quasi la bufera infernale, anche se in una rilettura tutta positiva davvero, dell'episodio del quinto canto dell'inferno. Ma veniamo invece ad altro, veniamo esattamente a come gli artisti si sono concentrati su quel segmento di lettura che risponde appunto all'interrogativo di Dante: ma dimmi al tempo di dolci di sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri. Questo è l'interrogativo che apre la seconda confessione di Francesca e soprattutto che dà il via alle terzine in cui viene descritto l'atto di lettura. Mi permetto di leggerlo proprio per riportare la potenza della poesia e poi capire come gli artisti si sono confrontati con queste poche terzine di lettura. Noi leggiamo Un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo amante. Sono versi memorabili che tutti ricordiamo, abbiamo appena almeno sentito milioni di volte, letti da migliori interpreti, ma che davvero con un'efficacia, con una forza di sintesi, con quella retorica dantesca che si regge proprio sul precetto della brevitas, ci riporta nella stanza, forse nel privato di questi due lettori che leggono insieme, quel noi e quell'imperfetto ci danno l'idea di una lettura condivisa. Questo ci riporta però anche a delle pratiche di lettura che per Dante erano ancora molto consuete e che vanno avanti fino a tutto il Cinquecento inoltrato. La lettura non è solo un atto singolare, non è ancora la lettura a bassa voce di un singolo che si chiude nella stanza per leggere il libro, ma molto spesso è un'esperienza di gruppo, di un gruppo ristretto in questo caso, sono solo due a leggere, però leggono l'uno a vantaggio dell'altro, anzi possiamo immaginare forse la lettrice donna che appunto apre il codice del Lancelot e legge per il cognato. Legge per diletto, anche quello è un sintagma ricco di significato, non è una lettura con una finalità edificante, una lettura di puro svago. I romanzi sono di grande consumo in Italia, nell'Italia del 300, nell'Italia di Dante, e Francesca e Paolo si dilettano a leggere insieme, ad ascoltare l'uno per l'altra la lettura del romanzo di Lancillotto, Lancillotto en prose, e su questo tornerò poi a breve. Dove li immaginiamo? Su questo gli artisti si sono un po' sbizzarriti. Possiamo immaginarli in un luogo privato, come vi dicevo, la camera delle donne è uno spazio di studi, di storia, di storia materiale, di storia del libro. Ci dicono che le donne, anche se in gruppo, leggono all'interno della camera. È uno spazio dedicato, privato, ma dedicato anche all'evasione e alla lettura. O forse leggono in uno spazio aperto e lì gli artisti appunto anche sugli spazi aperti hanno fantasticato, includendo dettagli che rimangono andano alla tradizione della poesia, anche di Petrarca, con influssi che insomma passano da un testo lirico a un altro. Per quanto tempo leggono? Quel leggiavamo ancora è significativo, l'imperfetto ci fa pensare al dedicarsi di questi due a un atto lungo, forse hanno iniziato a leggere di Lancillotto da tanto tempo e quel giorno lì stanno arrivando a un punto delicato, al punto del bacio, il punto che li vinse, poi anche su questo avrò modo di tornare, e la lettura, forse con un codice piccolo che appunto gli artisti rappresentano in grembo a Francesca o in grembo a uno dei due, si interrompe proprio perché la passione della lettura porta i due a scambiarsi degli sguardi forse di complicità, a perdere un po' il filo della lettura stessa, perché appunto inizia questa sorta di proiezione verso il finzionale, verso ciò che stanno leggendo. Anche qui
Dante è un artista, diciamo, nella costruzione del racconto, quando leggemmo rappresenta davvero una frattura. Notate, leggemmo, quel giorno più non vi leggemmo avanti, di nuovo un tempo perfetto, un tempo che chiude invece il tempo durativo, l'imperfetto con cui si aprono queste terzine, pone fine con una reticenza potentissima al racconto di lettura. Quello che dobbiamo provare, vorrei provare a farvi vedere, che cosa di questa efficacissima scena di lettura gli artisti hanno tradotto in immagini, che cosa ha colpito la fantasia degli artisti, facendo attenzione proprio ai dettagli del corpo, al modo in cui la pittura, le immagini con un codice tutto specifico, tutto proprio, con una potenza diversa da quella della parola stessa, riescono a confrontarsi con i versi, con la poesia, e lo fanno con dettagli che bisogna imparare a leggere, proprio perché gli artisti, dico sempre, diventano dei raffinatissimi interpreti del testo, e lo fanno proprio attraverso sottili posture, dettagli dell'immagine stessa, quindi a volte riescono anche a restituirci dei dettagli del testo che altrimenti, senza la mediazione delle immagini, non riusciremmo a cogliere. Quindi è su questi dettagli che vorrei portare la vostra attenzione, proprio per, spero, darvi un'immagine, davvero un'immagine, diciamo, letteraria e visiva più specifica di Francesca e Paolo come lettori e come lettrice. Parto da due quadri, uno dell'inizio dell'Ottocento, uno invece degli anni 70, quindi inizio e fine Ottocento. Ho già sottolineato ampiamente che l'Ottocento è la stagione in cui davvero c'è questa frattura, c'è questo nuovo modo di rappresentare l'episodio di Paolo e Francesca fuori dal libro, perché queste sono tutte rappresentazioni, queste che vedremo all'inizio sono rappresentazioni pittoriche, quindi per certi versi cambiando il supporto, cambiando il medium della narrazione visiva, cambia anche il modo di leggere il testo stesso. Questi artisti, questi pittori non devono realizzare delle illustrazioni totali e complessive della commedia, ma si dedicano a dei piccoli, diciamo, frammenti, appunto, a delle sezioni che però, nel caso del quinto canto dell'Inferno, si impongono, hanno una fortuna iconografica vastissima, impressionante, che si concentra proprio su un punctum, su un istante del tempo della storia. Come vedete, ancora in questi due quadri, il primo di Ingres del 1819 e il secondo di Amos Cassioli del 1870, ancora il bacio, quindi il bacio di Renzi da cui eravamo partiti, ha ancora il centro della scena. Abbiamo i due lettori, però fate attenzione, il libro è un oggetto reietto, dimenticato, che sta per essere abbandonato dalla lettrice, che nel dipinto di Ingres, l'ha lasciato cadere quasi sul pavimento. Nulla più la tiene in contatto col libro che stanno leggendo, ma lo lascia precipitare. E ancora più oggetto dimenticato, quindi secondario rispetto all'interpretazione visiva dell'episodio, è il dipinto di Cassioli. Forse neanche lo notate a sufficienza, ma il libro è per terra, mezzo aperto, un po' stropicciato e rovinato, e lì sta in un angolo, ma i due evidentemente hanno letto il punto che li vinse e si sono trasformati nella coppia di cui stanno leggendo. Un bellissimo bacio romantico e appassionato che trasforma, potremmo dire, Lancillotto e Ginevra in Paolo e Francesca, consente una completa compenetrazione delle due coppie. È una scena, dovrebbe essere una scena di lettura, ma non lo è più, è già la scena del bacio nel dipinto di Ingres. Abbiamo anche Gianciotto già pronto sullo sfondo, che sta per interrompere e uccidere i due. Anche qui, breve parentesi, naturalmente Dante, come sapete, non ci dice assolutamente niente, non nomina Gianciotto, non nomina all'inizio neanche i due riminesi, insomma uno riminese e l'altra di acquisizione, come giustamente veniva ricordato. Però fate attenzione, quindi
quindi è vero che entriamo nella rappresentazione di quel momento lì, siamo dentro quelle terzine in cui si rappresenta la scena di lettura, ma ancora il libro. Francesca non è una lettrice, in questi due quadri, nel primo forse non è neanche un amante, perché è un po', non è molto convinta neanche dal bacio, interessante la lettura che viene data dell'episodio, nell'altro è veramente già un'eroina romantica, sì, si abbandona al bacio di Paolo, ma insomma è perfettamente avvolta in questa scena di passione. Vengo a un altro grandissimo interprete attraverso l'immagine della nostra letteratura, che è Gustave Doré, che come sapete insomma, ha tradotto in immagini, in incisioni, in splendide edizioni illustrate, grandissimi classici della nostra letteratura. Torniamo dentro il libro, però in una lettura per immagini della commedia che non si limita a una sola illustrazione per canto, ma che per ogni canto produce molte immagini. Nel caso del quinto canto, Doré realizza ben 6 incisioni, quindi è una lettura per immagini doviziosa, di vari dettagli, non rinuncia a rappresentare appunto i due che leggeri vanno insieme e non vengono disgiunti, cioè quella rappresentazione più tradizionale dell'incontro di Virgilio e Dante con Paolo e Francesca, con sullo sfondo anche tutti gli altri lussuriosi che appartengono, come dice Dante, alla schiera Ovedido, dove Didone, ma dedica uno splendido spaccato anche al momento della lettura e soprattutto alla lettrice. Anche qui le immagini ci danno conto di un interprete molto raffinato del testo. Vedete, Francesca ha lo sguardo perso, ancora sembra davvero immerso nel mondo di Lancillotto e Ginevra, nel mondo dei romanzi che l'appassionano tanto. Stavolta non si separa dal libro, le sue mani stanno lì, sembrano addirittura tenere ancora il segno, ed è totalmente distratta e separata dal suo amante, che prova, si avvicina e sta per baciarla. È una lettrice, direi, in pieno, una lettrice di romanzi, è una lettrice romantica quasi, potremmo dire, che non si separa dal mondo finzionale al quale è strettamente legata e che sente il libro davvero come una sorta di soglia, come di un accesso a questo magnifico mondo di sogni, di cavalieri, di dame, di regine e di re, che sì, poi confonderà con la propria esistenza, farà sì che si sovrapponga la propria esistenza a questa immagine finzionale, ma che è quasi più ancora attenta a non perdere il filo della lettura, che come ricorderete è una lettura che si interrompe, bruscamente, quasi a mezzo di una frase, sta ancora lì, si tiene il contatto fisico con il libro, proprio per rimanere ferma e ancorata al mondo letterario, che evidentemente è quasi più potente del mondo reale che fuori dalla lettura, che farà sì che la lettura si trasformi in realtà. Vengo all'immagine che ho scelto un po' anche come immagine guida della mia presentazione, un'immagine deliziosa direi, ecco, questo dipinto di Dice del 1845, anche qui ci rappresenta una lettrice che è un amante un po' ritrosa, un po' timida, come vedete, di nuovo Paolo prova ad avvicinarsi, prova appunto a passare al bacio, ma ancora il bacio non c'è. E soprattutto torniamo alla postura, a quello che il corpo sa dirci di come l'artista legge questo episodio, come l'artista ci rende l'immagine di Francesca lettrice. Ha in mano un bellissimo codice illustrato e tiene il segno. Si vede al dito l'anello, la fede, che appunto rivela il fatto che poi il bacio darà luogo a un amore improprio, a un amore illegittimo con il cognato di una donna sposata, con, tra l'altro non solo con un altro uomo, ma come aggravante anche con un consanguineo. Però è una lettrice che non si stacca, non si separa dall'oggetto che tanto ama, e
evidentemente al quale feticisticamente potremmo dire preferisce quasi tenersi salda, ancorata, prima di lasciarsi, di farsi baciare dal cognato. Ora sul codice poi aprirò una parentesi anche per farvi vedere come in questo caso e nel successivo gli artisti facciano i conti anche con un elemento non secondario, cioè in quella scena di lettura che libro stanno leggendo i due. E passo a questo altro episodio della fortuna visiva del quinto canto, notissimo, è un trittico realizzato dall'artista preraffaellita Dante Gabriel Rossetti nel 1855, quindi gli anni sono sempre gli stessi, in cui l'artista tra l'altro recupera quello che è una modalità illustrativa rappresentativa medievale, che è quello delle predelle, degli affreschi, quindi una rappresentazione in tre tempi di una storia, e per una volta prova a tenere insieme i diversi livelli del racconto. Al centro abbiamo Dante e Virgilio che da un lato appunto incontrano i due amanti che sono trasportati dalla bufera infernale, e alle loro spalle il racconto secondo di Francesca e la scena di lettura che Francesca stessa racconta, tra l'altro con un espediente tipico anche del realismo per immagini. Notate, Dante e Virgilio danno le spalle alla storia seconda, hanno lo sguardo rivolto a Paolo e Francesca, perché la narrazione di Francesca appunto avviene in un altrove del racconto, che è una specie di spaccato dell'immaginazione che vedono con gli occhi che non sono gli occhi fisici, ma con gli occhi appunto dell'immaginazione. Quindi non guardano Paolo e Francesca che leggono, ma li vedono nel racconto di Francesca stessa. Rossetti, come Dice, si concentrano anche sull'oggetto libro, e potremmo dire per certi versi Rossetti, in modo ancora più particolareggiato, cerca di darci un piccolo spaccato di quello che poteva essere l'oggetto materiale che i due hanno in mano, quindi un codice probabilmente illustrato, e quindi convocano finalmente sulla scena anche quel terzo livello del racconto, che è il racconto che riguarda appunto Ginevra e Lancillotto, e come loro si sono manifestati i dubbiosi visivi. Dicevo, qui apro una piccola parentesi, perché gli artisti senz'altro sono capaci di recepire, di pensare appunto a dettagli che sono però importanti, anche se fanno parte appunto quasi della storia materiale della lettura, ma interrogarsi su dettagli non secondari. Che cosa hanno in mano i due cognati di Rimini? Che tipo di libro stanno leggendo? E questo interrogativo in realtà ha sollecitato l'attenzione di molti studiosi che hanno cercato davvero letteralmente di pensare a quale libro potesse avere in mente Dante, qual era il Lancillotto. Innanzitutto, come vi dicevo, è il Lancillotto en prose, cioè noi sappiamo è la versione in prosa della storia appunto di Lancillotto e del suo amore con Ginevra, in cui in effetti è contenuta la storia del bacio, come ci dice questo codice newyorkese illustrato del Lancillotto. In realtà in questi codici, anche se viene rappresentata la storia del bacio, la sua, diciamo, il suo movimento, la sua natura è del tutto diversa dal bacio che ci viene descritto da Dante. Intanto vi do un minimo di indicazioni, perché capisco può essere un po' confusiva. La scena del bacio vera e propria è quella che vedete sulla sinistra. Galeotto è un personaggio del romanzo arturiano, e sta in una sorta di trinità alle spalle dei due amanti che stanno per baciarsi. In realtà il bacio che ci viene descritto intanto ha un senso opposto, cioè non è Lancillotto a baciare Ginevra, ma è Ginevra a baciare Lancillotto, quasi in una sorta di investitura cavalleresca, in un patto, una sorta di contratto che si stringe tra la bella regina e il prode cavaliere che le offre il suo servizio, il servizio d'amore, che lei però fino a quel momento aveva rifiutato. Il personaggio ovviamente Galeotto diventa nella rappresentazione dantesca il libro che assume la funzione, come dire, mediatrice, che nel romanzo arturiano ha un personaggio vero e proprio, questo lo sappiamo, ma senz'altro la rappresentazione è ben diversa.
Che cosa sta leggendo Francesca? È Francesca una lettrice inattendibile, quindi trasforma il bacio che andava da Ginevra a Lancillotto nel bacio che lei riceve da Paolo, si trasforma in soggetto passivo che quasi accoglie involontariamente la passione amorosa di un altro lettore che ha confuso realtà e finzione. In realtà anche su questo potremmo discutere all'infinito, perché non sappiamo Dante cosa abbia voluto trasformare, come abbia voluto trasformare anche l'oggetto che i due leggono. Quello che sappiamo è che senz'altro questo romanzo aveva una straordinaria fortuna in Italia nel 300. Veniva letto in francese antico, sono pochissimi, anzi, da quello che sanno gli studiosi, al momento soltanto un volgarizzamento in italiano del Lancillotto circolava nelle corti all'epoca di Francesca. È interessante che però questa eccezione in realtà ha talmente incuriosito e stimolato gli studiosi ad andare a interrogarsi proprio su che libro i due cognati potessero tenere in mano, che è una studiosa italiana che insegna a Oxford da molti anni, Elena Lombardi, è riuscita a scovare invece un altro codice in cui forse lettura per immagini, rappresentazione per immagini del romanzo, forse potrebbero darci una suggestione su perché Francesca rappresenta il bacio come una forma del tutto diversa, cioè anche con una direzione opposta rispetto a quella della tradizione, quella più consueta del romanzo arturiano. La Lombardi ha scovato quest'altro codice antico del Lancillotto, che è custodito a Parigi, in cui, spero lo vediate, c'è una bellissima rubrica che contorna la scena del bacio. Di nuovo c'è Galeotto che sta a tenere quasi a mediare, a propiziare il bacio fra i due, ma è interessante, forse lo potete leggere, in rosso, in francese lo traduco direttamente, come Lancillotto baciò la regina Ginevra la prima volta. È la rubrica, forse possiamo immaginare, che porti in fondo i nostri lettori in una lettura per immagini a leggere questo bacio come il primo bacio che non Ginevra dà a Lancillotto, ma Lancillotto dà alla sua regina. E anche l'immagine in effetti va incontro a questa interpretazione, a questo movimento in tutt'altra direzione, che corrisponde a quanto la lettrice Francesca ci racconta, anche per darci uno spaccato di come il libro illustrato e come la lettura anche per immagini potesse essere una forma di lettura altra, con la quale noi abbiamo perso familiarità, ma che per i lettori trecenteschi, ma da sicuro anche per lettori cinquecenteschi, poteva essere altrettanto potente della lettura delle parole. Quindi forse i due amanti non solo leggono, ma vedono Lancillotto e Ginevra che si baciano, vedono questa bella rubrica in rosso che risalta intorno alla magnifica magnifica miniatura che correda il loro codice, e che si lasciano assorbire, entrano in questo mondo romanzesco e sovrappongono, trasformano la loro vita sul modello della letteratura. Vi avevo promesso anche così qualche uscita dalle letture pittoriche dell'episodio di Francesca come lettrice, quindi volevo darvi almeno un paio di esempi di come anche l'arte plastica, di come anche la scultura ottocentesca e novecentesca abbia letto, appunto, abbia tradotto in un'altra forma artistica tridimensionale l'atto della lettura rappresentato da Dante. Il primo esempio, appunto, è sempre un esempio ottocentesco degli anni del 1876 di Aristide Poissy, in cui in un gesto, in una scena molto intima e dolcissima, Paolo e Francesca leggono, e quasi la lettura prende davvero il posto della passione amorosa. Sono stretti in un abbraccio in cui il libro per una volta sta in grembo a Francesca, ma sta in grembo a Paolo, e Francesca si stringe al cognato come se in effetti i due non riuscissero a staccarsi dall'oggetto libro, non riuscissero a passare e arrivare al momento che li vinse. Tanto la lettura quasi
la meglio sulla passione che poi dovrà generare una passione peccatrice, ma che al momento sembra essere quasi secondaria rispetto veramente alla forza attrattiva del libro, che diventa come una sorta di calamita all'interno di questa statua stessa, in cui i due sono totalmente concentrati sul bel libro che in questo abbraccio condividono, ancora dandoci una bellissima lettura visiva del noi leggiamo, di questa esperienza duale dell'atto della lettura. Trovo particolarmente interessante anche qui una lettura vicina ai nostri tempi, quella di Alba Gonzales del 1993, questo è un bronzo, quindi abbiamo anche un materiale diverso, più inconsueto rispetto al gesso che abbiamo visto sulla sinistra, in cui invece il libro è quasi secondario. L'immaginazione è la vera protagonista di questa lettura, hanno lo sguardo perso verso un mondo secondo, il mondo finzionale che li trasporta. Anche qui li tiene uniti, però veramente è la capacità di tradurre quello che si legge in fantasia, direbbe Dante, in immaginazione, a dominare questa interpretazione visuale e materica dell'episodio. Anche qui direi forse con una decisa preferenza proprio per l'atto della lettura rispetto alla storia di passione e desiderio. Sembrano veramente due lettori che si lasciano prendere, sì, insieme, congiunti, ma fusi, sì, anche fusi bene. Sì, perché il bronzo lo consente, fusi, sì, potremmo dire un abbraccio fusionale in cui però è il libro probabilmente ad essere protagonista e soprattutto quello che sa ispirare i mondi altri verso i quali guardano. Evidentemente lì c'è l'immagine, possiamo immaginare Lancillotto e Ginevra in questo ipotetico schermo della loro fantasia, della loro immaginazione, in cui si lasciano trasportare, risucchiare, ecco, se vogliamo. Non credo che si veda una mano, perché è proprio un... Sì, sono le braccia dei due fuse di nuovo. Io la mano non la vedo, però insomma è tutto... Sì, comunque l'idea della fusione, dell'abbraccio lettura è quella che sicuramente domina. Ora vado verso la conclusione vista l'ora e arrivo al quadro da cui ero partita. Vi dicevo, mi colpisce moltissimo perché forse uno degli esempi più rappresentativi proprio della sovrapposizione iconica che viene a crearsi tra Francesca e le tante lettrici da cui ero partito, le lettrici bovaristiche di fine Ottocento da cui ero partita, quindi delle malate di letteratura che si lasciano, appunto, finiscono per morire, per lasciarsi intossicare dalla letteratura, per confondere la finzionalità e la realtà. Qui Feuerbach appunto si diverte a rappresentare i due in un giardino in cui ci sono rose, allori, sono veramente il topos del locus amenus, fatto quadro, che diventa pittura, quindi milioni di scene letterarie che si fanno quadro. Però qui vedete, abbiamo, come dire, una specie di lettrice solitaria che ha il suo libro in mano, sta leggendo, accanto c'è questo altro personaggio che la guarda, non guarda neanche il libro, ecco. Paolo, sì, c'è, è parte del quadro, però mi permetto di dire tutta l'attenzione su questa bellissima, meravigliosa lettrice quasi botticelliana, no? Con questi bei capelli biondi, che è completamente assorbita nell'atto della lettura. È una lettrice di romanzi che tiene il suo oggetto prediletto fra le mani, lo stringe, tiene il segno, e sulla letteratura e la lettura sembra voler, anzi lascia il suo sguardo, non riesce in nessun modo a separarsene. Questa è l'immagine di lettrice bulimica che probabilmente la letteratura romantica riscopriva, ritrovava in Francesca, e che rende così bene come
appunto, probabilmente anche parte di quella lettrice, di quella appassionata di romanzi che Dante ha voluto rappresentare e nella quale si riconosceva in modo molto evidente. Io su questo chiuderei, poi avevo una piccola provocazione finale, ma magari forse prima vediamo se ci sono delle domande. Vogliamo. Vilma, vieni qua. Sì, vieni qua. Cogliamo l'attimo, cioè lo spazio per qualche domanda. Intanto, grazie a voi. Grazie a voi per la pazienza. Ringraziamo Ivana Rizzelli per questo racconto che nel tempo ci ha fatto vedere come l'immaginario è stato sollecitato e questa complicità come è stata variamente interpretata. Se io sono curiosa di questa provocazione, però siccome ti lascio condurre così. Comunque siccome ha anticipato questa provocazione, probabilmente adesso siamo presi al pathos di queste bellissime immagini, veramente una galleria bella, una scelta. Io sono rimasta molto intrigata dalla scultura della Gonzales. Io prima ho chiesto, ma è una mano? Che cos'è? È un fiocco? Se è una mano, è una mano scheletrica quasi. La morte. No, ma questo è il libro. È il libro. Sono le pagine del libro, non capivo. Diciamo che di là lo vedevo un po' sgranato e mi sembrava sì, quasi una mano. Sì. Ora ho capito, una mano scheletrica. Prima non capivo a quale dettaglio si riferisce. Quindi sono le pagine. Veramente molto bella, mi piace moltissimo. Non so voi se siete d'accordo con me, è veramente notevole questa Gonzales, è spagnola. Recente, 1993. Questo per dire come questo episodio veramente in tutte le epoche, in tutti i tempi, anche queste artiste contemporanee, poi una donna, in genere ho notato sì che sono uomini. Quello lo sappiamo, purtroppo. La storia dell'arte ci presenta ben poche donne e quindi questo mi fa piacere perché è una donna che ha guardato con occhio femminile, attento a questa coppia, soprattutto usando un materiale mai sperimentato, almeno nella carrellata abbiamo visto, così, e anche questa duplicità di colore è anche bella, devo dire che è un capolavoro assoluto. Bene, io come dico, sono rimasta colpita anche da questa, da queste varie interpretazioni, questa bulimia di libri, questa malata di letteratura, veramente. Diciamo che sono espressioni che ci riportano anche alla nostra anche quotidianità, alla nostra attualità. La letteratura che è un cibo, che veramente, la bulimia ci riporta al libro come cibo, no? Perché la parola bulimia in genere è associata alla fame. È bello, questo direi molto bello. Beh, in realtà moltissimi romanzi di fine Ottocento italiani e non solo rappresentano proprio delle piccole sorelle di Madame Bovary che sono delle malate di letteratura, che leggono i romanzi francesi e sono veramente, li divorano. Per questo l'immagine, la metafora di lunghissima durata della lettura come cibo, come l'atto di cibarsi, di mangiare, di consumare la letteratura ha proprio una forza, una presenza che in un certo senso però si riverbera anche nel modo in cui poi gli artisti rileggono, guardano Paolo e Francesca, riconoscono in Francesca quell'immagine che per loro è consueta. È molto. Vedo che c'è una domanda, quindi. Gabriella Baldini, esperta di letteratura francese. Ah, perfetto, quindi siamo. Ecco il perché. Buonasera. Stavo pensando una cosa, siccome la storia finisce male per la donna che si innamora, cioè la donna che legge e che si innamora, che fa queste due cose che sono due gesti di libertà, ma la libertà la conduce alla rovina. Per caso potremmo leggere questa storia
che l'arte ci ha tramandato nei secoli, come una versione, una domanda provocatoria a un certo punto, come una versione maschilista del, come dire, attenzione, perché la donna che legge, la donna che fa quello che non dovrebbe fare, quindi popolare, figli, eccetera, eccetera, che non se ne sta nel recinto che noi abbiamo scelto per lei, guardate quanto fini fa. Volete essere libere, però state attente perché diciamo che la risposta si dà da sé, nel senso che le donne che leggono sono pericolose. Sono molto pericolose proprio perché escono dal controllo maschile, appunto, vanno in questo mondo altro che il mondo dell'immaginazione, ma un'esperta di, insomma, di romanzo francese sa benissimo che c'è un tentativo di controllo e sono romanzi scritti da maschi, ecco. Sì, però è vero che c'è anche una letteratura femminile che rappresenta le lettrici e quindi che ci dà, c'è una letteratura di consumo, è un fenomeno reale che a fine Ottocento conosciamo nella storia materiale del libro e della lettura, però a volte viene raccontata anche dalle donne come atto di libertà, di liberazione proprio dallo stereotipo, dal controllo maschile. Su Francesca ci sarebbe molto da dire, il non vorrei affatto provare a sovrapporre le due strategie. Non vorrei tirare io in un commento legato alla domanda precedente, che ritornando ad arte, no? Ritornando al fatto di come cambiano i nostri costumi e del fatto che poi Dante ha idealizzato Beatrice, non sua moglie. Ma mi sembrava un po' connesso per riprendere come appunto queste cose poi le vediamo nel tempo con occhi diversi. È il personaggio letterario, quindi in effetti ovviamente la sublimazione dell'amore è un gesto dell'intellettuale, del lettore, dello scrittore che crea un personaggio e anche una visione del... Scusate, io tendo a dimenticare. A dimenticare il microfono. Sì, appunto è un personaggio che però rappresenta l'anti-Francesca per certi versi, o meglio una scelta che va contro quella prima fase, diciamo, di Dante lettore di poesie e di romanzi, che poi invece, come dire, sovverte, e nel Purgatorio lo farà esplicitamente, la frase di Francesca che è amor che annulla amato, no, notissimo, certo. E invece dirà che è una scelta di libero arbitrio, quindi non è vero che all'amore si risponde necessariamente con amore, ma insomma, ci sono diversi amori ai quali si può anche resistere. E anche la letteratura quindi viene messa nel suo spazio di finzionalità senza lasciarsi proprio risucchiare dalla potenza del libro. Tornando al discorso mostre, visto che la mostra è finita, c'è una mostra in corso a Ravenna e viene proiettato di continuo quel bellissimo film muto su Paola Francesca. Ho visto nelle prime immagini che lei ha proiettato, ho visto uno o due sequenze proprio tratte dal film muto, non so, è proprio per pochissimo degli anni 10. Ecco, se andate a Ravenna, andate a vedere Dante Pop, Dante è un'icona pop effettivamente, e la mostra lo dimostra, e vengono proiettati in continuazione degli spezzoni, e in questo caso di questo film con questi occhi, diciamo, bistrati di nero, questi sguardi, questi gesti enfatizzati, perché chiaramente era muto e quindi i gesti, gli sguardi dovevano parlare per la parola. E lì, se andate a vedere la nostra galleria, Cristina Iandelli, che è una storica del cinema, ha curato la scheda dedicata proprio alla fortuna nei film muti, in quel film nello specifico, e tra l'altro con diciamo, una scoperta interessante, diciamo, un dettaglio non secondario, perché si passa al film, quindi a una nuova, a un altro linguaggio per rappresentare l'episodio, ma si cita Dorè. Quindi il film muto, in un certo senso, attraverso l'immagine, un'immagine che è un'immagine animata, che è un'immagine filmica, però fa i conti con uno dei modelli più, diciamo, insuperabili di lettura della commedia, e quindi lo cita, lo trasforma in
in corpo, ecco, sì, esattamente, lo traduce in qualcosa che nell'illustrazione ovviamente manca. Visto che si parlava di pop, a questo punto vi faccio, mi svelo la mia conclusione. No, ma è una provocazione brevissima sui fumetti, visto che lo abbiamo ricordato prima, c'è una parte della galleria che è dedicata ai fumetti che si confrontano con il Quinto Canto, anche se in realtà ora parto dall'Inferno di Topolino, che è un bellissimo, veramente un capolavoro, apre i classici Disney, è il frutto della collaborazione di Guido Martina e di Angelo Bioletto, che sono veramente due geni della Disney Italia degli anni 50, questo esce tra il 49 e il 50. Paolo e Francesca in questa loro rilettura vengono totalmente cancellati, perché ovviamente la lussuria, visto che è una parodia per i bambini, diciamo soggetto delicato e non viene rappresentato, però Martina, che era veramente un grande poeta, riscrive in terzine, delle terzine a uso dei bambini, riscrive la commedia e cita, estrapolando versi del Quinto Canto, cita di continuo Paolo e Francesca. E la cosa interessante dalla quale volevo partire è che in realtà la loro immaginazione fa sì che il fumetto si apra con Pippo e Topolino che si ritrovano a recitare le parti di Dante e Virgilio in una commedia, anzi divina, e non riescono a uscire dalla finzione, vanno in biblioteca, lo vedete nella vignetta in giù, e vengono risucchiati anche loro dal libro, quindi in parte vengono presi, no, portati nella selva oscura, e devono affrontare questa loro rilettura fumettistica della commedia a uso e vantaggio dei lettori giovani attraverso il libro. Anche qui altra rilettura invece successiva, l'Inferno di Paperino, è una rilettura ecologica della Divina Commedia, in cui i peccatori sono quelli che commettono delitti contro la natura, quindi molto attuale anche sì, questo. Sì. E anche qui l'immagine del Quinto Canto Dorè viene citato in questa schiera di dannati, che invece sono quelli appunto che hanno inquinato, e l'immagine fumettistica in modo molto evidente cita tutta una tradizione iconografica che avete un po' visto, e forse cita in modo molto esplicito anche Dorè. In realtà la Disney dedica a Paolo e Francesca poi negli anni 80 un'intera rilettura, che è Paolino Pocatesta e la Bella Franceschina. Qui abbiamo sì, è proprio la sezione anche qui a uso dei bambini, c'è un atto di lettura che poi si conclude violentemente con Paperone e Gianciotto che butta via i due amanti, li defenestra letteralmente. Altra lettura capolavoro della commedia è la Divina Commedia a fumetti di Marcello Toninelli degli anni 90. Qui ritorniamo ai due trasportati nella tempesta, ma se non l'avete mai visto, vi consiglio di regalarlo a un bambino o di leggerlo voi stessi, perché è veramente una parodia, una lettura geniale del capolavoro dantesco. Finivo, chiudevo con la lettura manga della commedia realizzata da Gonagai. Anche qui una rilettura in chiave manga, ma che cita esplicitamente Dorè. È veramente una rivisitazione in cui però anche qui il maestro manga Nagai si pone una domanda che molti critici, molti lettori del testo si sono posti, cioè se Francesca sia stata una peccatrice o meno, anche se appunto poi l'immagine è l'immagine provocatoria, statuaria di una Francesca e di una Beatrice che certamente Dante non avrebbe mai poverino osato immaginare. Quindi la provocazione era questa, non c'è lettura in queste ultime immagini, ma volevo farvi vedere come insomma anche in riletture pop del Quinto dell'Inferno si trovano degli spunti comunque interpretativi interessanti, se vogliamo usare. Prego. C'è una mano alzata. Chiara, una domanda. Sì? Sì, vieni qui. Ecco, ribadisco che la mostra di Ravenna in corso è veramente illuminante su questo aspetto pop di Dante, della sua commedia. Chiara, vieni qui. Interpretazione. Ecco, Chiara Maccherozzi. Salve, vi sono così. Di Chiara Maccherozzi, una guida turistica. Buon pomeriggio a tutti. Io sono una guida turistica della regione Emilia-Romagna e sono una delle guide
della mostra di Dante Pop. No, della, della nostra di Dante interna della mostra del San Domenico, però ho lavorato molto portando tutti i miei clienti a vedere la mostra di Dante e vorrei ricordare che il vero luogo dove si è, si pensa si sia tenuto questo assassinio non è Gradara come diffuso, divulgato, ma è quel fazzoletto di terra nel triangolo tra Cusercoli, Castelnuovo e Gaggiolo. Cusercoli è ancora il frattempo di un castello, mentre Gaggiolo, si chiama così Gaggiolo, adesso si chiama Gaggiolo, e Castelnuovo sono adesso al momento sono due ruderi che sorvegliano la valle del Bedente, a basso corso del Bedente. Io quest'estate ho fatto questo progetto di visita guidata a Castelnuovo e raccontavo la storia di quello che era un antico borgo molto importante per quel territorio, collegato alla contea di Gaggiolo e collegato a Cusercoli, e fornendo dati scientifici e storici, perché Paolo dove abitava, Paolo con chi era sposato, e tutto, in tutti i collegamenti tra la famiglia Malatesta e la famiglia della Polenta, che cioè la zona originaria della Polenta, che poi il ramo di Francesca era Venna, però è non molto lontano da Bertinoro, e io raccontavo sia il passaggio di Dante in quel territorio, perché Dante ha passato di lì, perché lo dimostrano intanto degli invidiosi del Purgatorio, piuttosto che nel canto 27 dell'Inferno, quando parla di Forlì e degli altri signori di Romagna, e piuttosto che nel canto dei Golosi, quindi i romagnoli di Dante, la Romagna di Dante, perché Dante per metà è la commedia è diventata in Toscana, l'altra metà semplificando in Romagna, e noi siamo definiti da Dante e la terra dei bastardi, come dice il giudice Guido del Duca, quello della leggenda della colonna di Bertinoro, del canto 14 dell'Inferno, del Purgatorio, dei Invidiosi. E però anche l'itinerario che è stato ricostruito di Dante. Dante ha passato la Valle del Mondone per venire da casa di Scarpetto Velato, nella Cassa Grande, come la chiama. Però al ritorno ha fatto la valle, sicuramente ha fatto la Valle del Bidente per andare in Casentino, perché lì vicino c'era un altro suo amico. E quindi questo per dire che tutti questi dettagli dei personaggi sono raccontati dai personaggi di Dante, perché Dante li conosce, è passato certo. Qua, e che la vera storia di Paolo e Francesca, con i documenti scientifici che io ho studiato e che Monsignor Zattini a prima fu l'ultimo mi chiese di interessarmi, perché era il patrono di quello che è Castelnuovo, e io faccio delle visite guidate in quel territorio e racconto la storia di quei territori, la storia di Dante, dei romagnoli, è tutto connesso, e anche la vera storia di Paolo e Francesca, perché non è assolutamente successo a Gradara, in quanto in quegli anni lì Gradara era un cantiere, quindi è successo in un triangolo in questo territorio. Gaggiolo no, perché ci abitava Orabile, la moglie di Paolo, quindi tra Cusercoli e Castelnuovo. E quindi è giusto valorizzare quella che è la nostra terra di Romagna, che è anche terra dantesca. E io sono a disposizione, poi se volete organizzare delle visite guidate, naturalmente, con la sottoscritta, sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie Chiara, ecco, a questo punto per sottolineare come Francesca da Polenta. E non da Rimini. Io lo dico a tutti i miei studenti, che ovviamente mi dicono che era nata a Rimini, e quindi conosco bene il problema. Ecco, bisogna far riscoprire anche dei dettagli di realtà, anche se io qui da letterato mi permetto di dire che Dante di tutto questo non ci dice assolutamente nulla. La storia, la novella di Paolo e Francesca ce l'ha raccontata Boccaccio nel suo commento alla Commedia, e lì molti interpreti del canto si sono lasciati prendere da dettagli che evidentemente a Dante interessavano un po' meno rispetto appunto a dettagli tutti letterari di questi due persone. Sì, ma certamente, ma infatti sì. E come? Sì.
Certo, no, ma li conosceva, cioè aveva dei contatti diretti con i da Polenta, questo è documentato ed è molto importante pensare sempre ai dettagli materiali di realtà, come vi dicevo, dai dettagli che riguardano gli oggetti evocati sulla scena letteraria a dettagli appunto tutti realistici della storia del tempo. Sappiamo benissimo che la storia di Dante, la storia del suo tempo è protagonista essenziale per capire la commedia stessa. Se ce ne dimentichiamo, quindi se ci dimentichiamo la Romagna di Dante, che è parte della sua esistenza, di esistenza di scrittore, che riporta i personaggi che ha visto, i luoghi che ha visitato, capiamo un quarto forse dei versi e di quello che la poesia ci dice. Su Paolo e Francesca c'è questo dettaglio che io mi permetto di ricordare perché fa parte proprio della storia critica del canto, questo quasi prendere il sopravvento, cioè quello che tutti i dettagli che vengono riportati poi da Boccaccio spesso entrano nella lettura del canto e hanno lasciato quindi un po' in sottofondo, così in un angolo, altri dettagli che però invece Dante appunto convoca e ritiene essenziali proprio per rappresentare i due cognati più studiosi. Questo grazie comunque molte del grazie. grazie e devo dire che questo suo intervento sarebbe piaciuto molto a una professoressa del liceo classico di Forlì, grazie a Lucia Rossi, grazie al cui lascito noi possiamo anche fare questa serie di conferenze, dedicata anche a lei, e so che lei amava molto questo canto e questo personaggio, quindi diciamo che abbiamo così reso omaggio anche a lei. Molto bene, grazie ancora della pazienza, dell'attenzione e dell'invito. Io qui mi taccio finalmente. Siamo noi che ringraziamo la dottoressa Rizzarelli e ricordo che il ciclo continua il 10 di novembre e cercheremo in questo percorso di vedere un'altra sfaccettatura. Dante aveva una visione del sapere enciclopedico e quindi guarderemo, il tema sarà Mirabilia matematica nella Divina Commedia. E l'ospite che avremo è il professor Ivano Arcangeloni di Forlì. C'è classico. Siete tutti invitati. Bene, buonasera. Buonasera anche a chi ci seguiva da casa. Buonasera a tutti, grazie. Anche sì, a chi ci seguiva da remoto. Ecco che... Bene. Non so come interrompere il Zoom. Sa che abbiamo anche qua per Dante a Forlì. Ecco. Sì, c'è abbiamo... qui.